Radio Più Roma presenta Music Plus, un programma di Francesco Maritati, a cura della parrocchia Santa Monica. Radio Più Roma, i podcast a tema musicale con Francesco Maritati. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata. E quello che ci chiediamo oggi è: studiare la musica è utile? Serve veramente a qualcosa? Siamo circondati da molti esempi di musicisti che hanno anche fatto la storia senza essersi mai messi a tavolino alle prese con spartiti e regole di armonia. E questo è un limite? O a volte basta semplicemente il talento? Vediamolo insieme. Quando ci immaginiamo qualcuno alle prese con lo studio della musica, pensiamo subito a un musicista classico di quelli delle grandi orchestre, oppure a un pianista jazz da piano bar con tanto di contrabbasso e tromba. È difficile pensarlo di un rocker o di una pop star. Questa è ovviamente una generalizzazione che però rende l'idea del pensiero comune. Raccogliendo alcune testimonianze si nota subito quanto nelle persone il ricordo dello studio della musica, per noi qui in Italia, risale alle scuole medie, alle prese con i flauti dolci o le diamoniche. E questo spesso crea un vero problema quando i ragazzi crescono, perché resta il ricordo di questa materia che bisognava studiare per forza e che metteva più in imbarazzo che altro. Quando si ha la fortuna di incontrare dei bravi maestri, si vedono le differenze. Il conservatorio oggi è equiparato a una laurea universitaria ed è rimasto simbolo di quei musicisti d'élite che si mettono lì a studiare veramente questo linguaggio, insieme ad alcuni college e anche alle scuole di musica private che, anche se in crisi negli ultimi anni, continuano a far crescere molti ragazzi con questa passione. Si parla però appunto di un vero e proprio linguaggio, perché come anche le lingue, la musica ha le sue regole, le sue eccezioni, le sue delimitazioni, che però altro non fanno che descrivere quest'arte in tutto e per tutto. Cosa fa a cambiare idea riguardo al primo impatto e al pensiero comune che dice che studiare la musica è difficile ed è roba da conservatorio? Sicuramente quando la vita ti mette davanti un buon maestro, si può dire che qualunque cosa diventa comprensibile e forse arriva anche ad essere la tua passione. Lo stesso vale per la musica, che studiarla non è altro che, come in tutti gli altri studi, ampliare i propri orizzonti, capire come funziona, quella cosa che ti fa così emozionare. È curiosità, è passione, è ossessione. Perciò ogni ragazzo che vuole essere un musicista dovrebbe interessarsi almeno alle basi dello studio della musica. Perché le differenze tra chi lo fa e chi non lo fa, anche se con tantissimo talento innato, alla fine si vedono. Chissà se all'ascolto c'è proprio un insegnante di musica, uno studente di conservatorio, qualche ragazzo che vorrebbe ampliare la propria conoscenza in quest'ambito, magari arrivare a comporre e a scrivere la propria musica. Per scrivere però bisogna conoscere l'alfabeto, ecco, questo è quello che bisogna pensare quando ci si approccia allo studio della musica.
Speriamo di aver convinto qualcuno dei nostri ascoltatori. Io sono Francesco Maritati e alla prossima. Ciao!